Se vuoi fare delle domande, potete fare le domande. Se io ti dirò questo, che se avessi ascoltato da te, pastore, a questo modo l'avresti detto un po' se meglio di quanto non abbia fatto. Complimenti. Ma, volete fare domande? Come no? Bravo. Bravo. È solo la quella che vi ho raccontato. È solo il primo capitolo, cioè la nascita. Diciamo il primo, e quindi prima della nascita parliamo del papà e della mamma di Manfredi. 12 pubblicazioni, uno al mese, però mi sa che andremo anche al di là, forse ne saranno 14-15, dipende poi dalla bontà di chi ci sta riprendendo per l'anno prossimo. In effetti, Vittorio è un uomo paziente. Sì, abbiamo presentato la famiglia dove viveva Federico II, suo papà, la mamma Bianca Lancia, adesso che è nato, d'ora in poi parleremo sia del papà, il grande, lo stupor mundi, stupore del mondo, Federico II di Svevia, e sia di Bianca Lancia, dei marchesi Lancia piemontesi. E poi ovviamente andremo a dire qualcosa di più, in modo più particolareggiato, quella che è la storia del nostro fondatore, e parleremo soprattutto della lotta che purtroppo ha dovuto affrontare contro la Chiesa e quindi la fondazione di Manfredonia, fino a quando poi nella battaglia di Benevento purtroppo è stato ucciso dai nemici, sia interni, cioè nella propria corte, che lo hanno tradito, e sia dall'esterno. Dimmi, dimmi. E Manfredi è morto in guerra. È morto in guerra. Sì, per noi. sì, ecco, bravo, anche per noi. Vedi, il Manfredi, adesso anticipo qualcosa, quando ha fondato Manfredonia, la prima volta che è venuto, ma non a Manfredonia, perché non c'era, si è formato a Siponto. Siponto era stata distrutta, sia dal maremoto, sia dal terremoto, ma soprattutto perché un re cattivo, detto appunto Guglielmo Cattivo, il malo, l'aveva distrutta. È venuto per vedere un po' le condizioni del porto, che trafficava molto con la costa al di là dell'Adriatico, Jugoslavia, Croazia, Albania. E il porto era rovinato, insabbiato, chiuso, non c'era più niente, c'era solo la malaria, le zanzare che portavano la malaria. Poi si è detto, qua non la possiamo costruire un'altra volta, secondo. La costruiamo più in là, dove sta adesso, dove siamo ora. E l'ha chiamata, non Manfredonia, ma Nuova Siponto. Però i suoi abitanti, che erano così affezionati a Manfredi, fin dal primo giorno hanno detto no, noi siamo figli di Manfredi, quindi saremo manfredoniani, e la città si chiama Manfredonia, fino a quando poi, con le vicende che si sono succedute, purtroppo non è cambiata un po' la storia degli Hohenstaufen, il cognome di Manfredi. Hohenstaufen. Volete sentire? Bravo. Hohenstaufen. Va bene, io spero di tornare anche in altre occasioni. Sì. Altre domande? Vuoi Fusua? Dimmi, dimmi. Sì. Tedesco, dimmi, dimmi. Ma esiste veramente? Aspetta. Prima... Esiste veramente? Ma è il tedesco? Sì, il papà. La dinastia era tedesca. Perché il papà era nato a Jesi ancora, la madre Costanza d'Altavilla era pure italiana, nata sul suolo italiano, però di origine tedesca. Quindi di origine tedesca, anche se è nato sul suolo italiano. No, c'è prima il tuo compagno, dimmi, cosa volevi chiedere? No, sono Matteo. Vabbè, vai. Ma non si dovrà chiamare Bianca? No, ma è maschietto. Bianca Lancia è il cognome. Bianca la mamma, Lancia. Non mamma è solo la gelateria. Bianca Lancia era la mamma di Re Manfredi. Lancia, Bianca... Lancia è il cognome. Sì, brava Lancia, che poi è quella che fa le macchine. La dinastia che oggi fa. Era una nobildonna dei marchesi Lancia. Sì, sì. Bianca è il nome, Lancia giovane. È il cognome.
La mamma era una marchesa che ha sposato, che poi è andata, ha sposato, però poi si sono sposati Federico II e Bianca Lanci, sono sposati, sapete dove? E che fine ha fatto, scusate, Isabella di Brienne? È morta, cioè, abbiamo eliminato il problema dalla radice, esatto. Proprio, sì. E sapete dove si sono sposati Federico? No, non c'era, secondo a Lucera, vicino Foggia. E poi lo dirò anche un po' meglio, basta, altrimenti mi confondo, vi anticipo troppo. I prossimi capitoli. Poi, no, signora, no. Là era Filippa di Hohenstaufen, la zia di Manfredi, che sposò Filippo Manfredi Maletta, coetaneo di Manfredi, bravo prosatore, bravo, come dire, compositore, ma pessimo amministratore, tanto che lo tradì. Prese 500 once d'oro da Manfredi alla vigilia della battaglia di Benevento per assoldare, è storia, vado a vedere anche su internet, per assoldare delle truppe mercenari, e corse a inginocchiarsi ai piedi di Clemente IV, di origine francese. Clemente IV, che era già stato notaio, soldato, eccetera, eccetera, ha pesato la persona e non si è fidato, perché ha detto, ha tradito una volta, tradirà ancora. Però poi si è nobilitato con una missione in Sicilia, parlo di Manfredi Maletta. Poi c'è tutta una diatriba sulla proprietà dei terreni, se quella di Monte Sant'Angelo o di Manfredonia. No. Era della corona, il terreno, no? Il conte Maletta, Manfredi Maletta, era l'amministratore della montagna, quindi di queste terre. Non era il proprietario. Si manda. Bianca Lancia non è mai stata prigioniera, è morta prima, poi è morto Federico, è morta molto tempo prima, e poi lo vedrà, morta, non si sa di cosa fosse malata. Federico poi è morto nel 1250 a Castel Fiorentino, non si sa, ma qualcuno dice perché l'abbiamo ucciso il figlio, ma non è così assolutamente, era malata già da mesi. I capelli rossi, fulvi, bellissimi, prima erano diventati storici. E viene descritto molto bene da alcuni storiografi che hanno grande credito alla corte della storia. Non andiamo oltre, i bambini si possono annoiare. Comunque poi ci sarà una documentazione. Se sì, quindi oggi basta. Avete ragione, sì, quando c'è lui che avete vuole. Chiesto sempre la storia di Federico II, è vero? Sì, si dice perché che abbiamo fatto un lungo preambolo sulla vita di Manfredi prima dopo. Che nascesse. Vabbè. Allora, ancora grazie. Noi possiamo tornare in classe? A posto. Grazie.